Quindi sì, anche se ovviamente dobbiamo vedere il testo finale, ma sicuramente avete parlato prima, ne parlava il sindaco Pizzarotti, ne avete parlato voi tutti. C'è un sistema di imprese piccole e piccolissime che riguarda la ristorazione, ma anche il divertimento, comunque luoghi di aggregazione, il sistema della cultura, che necessita di misure immediate, tampone per tutti i dipendenti che non possono o non hanno possibilità, insomma, di lavorare in questo momento, e quindi certo quella della cassa integrazione straordinaria anche per queste categorie è un provvedimento. Io lo dico, vivo a Milano, anche se sono in casa da 3 giorni, ma ricevo le telefonate dei ristoratori che ovviamente hanno anche loro dei dipendenti, uno, due, tre, quattro, cinque, ma che ovviamente non vanno a lavorare, sono chiusi, si chiudono, a parte la questione oggettiva da chiarire che tu hai sollevato, del perché a mezzogiorno sì e la sera no, alla quale il sindaco Pizzarotti ha dato una spiegazione, ma comunque a prescindere da questo, la gran parte di questi esercizi commerciali, basta vedere le fotografie pubblicate oggi dai quotidiani milanesi di Milano e dei luoghi della Movida, ha esercizi piccolissimi che sono totalmente chiusi, e quindi a quelli bisogna provvedere. Volevo dire che mi sembra che il presidente di Confindustria di Vicenza abbia usato parole di saggezza, non perché la proposta di Gori non abbia sicuramente un fondo di razionalità, nel senso che più limiti le relazioni sociali, più diminuisci o freni la diffusione del virus. E pur tuttavia, neanche nelle 2 settimane di agosto noi abbiamo tutto chiuso. Quindi il problema è trovare il giusto mezzo No, ma anche tra Gori l'opt. diceva con attenzione, altrimenti non ci sarebbero più gli approvvigionamenti, sarebbe impossibile, credo. Sì, ma Insomma, ci diceva sono come anche ad dei agosto sistemi che le cose. industriali. Ci sono anche dei sistemi, delle filiere produttive industriali che non hanno interruzioni, cioè che hanno dei sistemi produttivi che necessitano di continuare. Quindi, diciamo, con una linea mediana che limiti il più possibile le relazioni, ma non possiamo, io credo, poi magari mi sbaglio io, si va a tentoni, ma interrompere completamente qualsiasi attività.